Eccoci qua, riprendiamo il nostro discorso sulla modellazione di processi attraverso Activity Diagram. Okay? Quindi facciamo il punto su ciò che abbiamo già visto martedì scorso. Abbiamo visto che un processo, ossia una sequenza di azioni che vengono svolte con certe regole, sotto la responsabilità di certi, diciamo così, responsabili attori che le devono condurre, che ne hanno l'onere di garantire che vengano portate avanti, si possono sintetizzare e rappresentare attraverso questi activity diagram in UML. Activity diagram di cui abbiamo cominciato a vedere gli elementi sintattici principali. Adesso cogliamo l'occasione per vederli anche sul tool Hashtag. Per cui in questo caso, quando facciamo modellazione dei processi, decideremo di creare un tipo di diagramma diverso, che sarà un diagramma delle attività. All'interno del diagramma delle attività, gli strumenti che abbiamo a disposizione per costruirlo sono diversi, ovviamente, sono quelli specifici del diagramma delle attività. E quali sono gli strumenti che abbiamo visto finora? Finora sono il nodo di partenza e il nodo di arrivo. Quindi ogni processo inizia sempre specificando il nodo di partenza, che è il punto in cui viene generato il token quando è necessario elaborare una nuova richiesta di esecuzione di quel processo, e il nodo terminale, che è quello che si mangia il token e dichiara che quella specifica attività è stata conclusa. Queste varie attività sono composte da azioni. L'azione è rappresentata da un rettangolo, abbiamo detto, con i bordi arrotondati, e le azioni tra di loro sono collegate da regole o vincoli di tipo diverso. Quindi, il nodo iniziale, l'azione, il nodo finale. Poi, il vincolo più semplice è quello cosiddetto control flow, cioè il sequenziale, il flusso sequenziale di controllo, per cui io parto da un nodo iniziale e svolgo prima questa azione, poi dopo questa azione svolgerò la seconda, poi svolgerò la terza e infine termino il processo. Quindi esecuzione sequenziale delle varie azioni, dove il significato che attribuiamo è che l'azione 1, questa qui si chiama azione 1, può iniziare, non deve, non inizia, può iniziare solamente dopo che l'azione 0 è terminata. Quindi sicuramente l'azione 1 non inizia prima. Deve aspettare che l'azione 0 venga compiuta fino in fondo. Poi può darsi che l'azione 1 inizi subito dopo, un millisecondo dopo, può darsi che rimanga in attesa per una settimana, un mese. Dipende ovviamente da chi è responsabile di quell'azione, ma quello che è certo è che se rimane in attesa per una settimana non è perché sta aspettando dei dati o sta aspettando delle informazioni, perché sarebbe pronta per essere eseguita in qualunque momento. L'unica condizione affinché azione 1 sia eseguibile, possa essere eseguita, è che azione 0 sia terminata. Fine. Questo è ciò che dice questo diagramma. Se ci fossero altre condizioni, beh, allora il diagramma non va bene. Bisogna fare in modo che quel token non gli arrivi se non si sono verificate le altre condizioni. Ma quando arriva il token vuol dire che tu sei libero di andare. Poi puoi andare o no, dipende da te. Puoi essere più o meno bravo o andare velocemente. Quindi, è lecito per azione 1 partire subito, è lecito aspettare. Se aspetta è per scelta sua e non per vincoli esterni. Se è per vincoli esterni lo dobbiamo modellare diversamente, ad esempio con un join. Dopodiché, una volta che azione 1 è partita, ci può mettere un certo tempo per elaborare la richiesta stessa, l'azione, l'attività che deve fare.
prima o poi terminerà ovviamente. Quando termina rilascia il token, il quale poi prosegue verso, in questo caso, l'azione 2. Quindi questa è la semantica molto semplice della sequenza. L'altro tipo di costrutto che abbiamo visto invece è quello del parallelismo. Quindi supponiamo che dopo azione 0, azione 1, azione 2 si debbano essere svolte entrambe, ma non necessariamente nello stesso ordine. Allora io, prima di finire il processo, devo aver fatto sia azione 1 che azione 2, i quali per partire devono seguire l'esecuzione di azione 0. Allora in questo caso posso dire che azione 1 e azione 2 sono in una regione parallela, cioè sono compresi tra un punto di biforcazione e un punto di ricongiungimento, tra un fork e un join. Qui avete le icone per il fork e per il join, vedete che quella del fork, oltre a chiamarsi fork node, ha una freccia che entra e più frecce che escono, il join ha più frecce che entrano e una sola che esce. Quindi in questo caso si dice che dopo azione 0 arrivo al punto di fork e dal punto di fork vado ad azione 1 e azione 2. Azione 1 e azione 2, quando terminano, portano il token al punto di join, il quale poi può far proseguire il processo, in questo caso lo facciamo terminare. Quindi qui dal punto di vista di azione 1 e azione 2 non cambia nulla come regola generale, cioè l'azione 1 e l'azione 2 può partire quando riceve il token. Può partire, può aspettare, lo stesso che abbiamo detto prima. La differenza è che nel momento in cui termina azione 0 arriva un token su azione 1 e un altro token su azione 2. Quindi entrambe possono partire in qualunque momento da adesso in avanti, dopo il termine di azione 0. Questo possono partire in qualunque momento comprende almeno tre casi. Quello in cui effettivamente partono insieme e quindi vadano avanti veramente in parallelo, in modo concorrente. Quello in cui prima venga eseguita l'azione 1 e dopo l'azione 2, o viceversa, prima l'azione 2 e dopo l'azione 1. Noi ciò che stiamo dicendo qui è che non ci interessa in che ordine, con che tempistiche vengono eseguiti. A noi interessa sapere quando entrambe abbiano finito il loro lavoro. Se finisce prima azione 1 o finisce prima azione 2, non ci dà differenza. Quello che sappiamo, che dice questo diagramma, invece è che azione 1 può partire fregandosene di ciò che sta facendo azione 2, non ha bisogno di nessuna informazione su ciò che sta facendo azione 2, se no non sarebbe indipendente nella sua esecuzione. E viceversa, ovviamente, per azione 2. Possono essere eseguite separatamente, indipendentemente, senza sapere nulla l'una dell'altra. Tutte solamente devono riferire quando hanno terminato il proprio lavoro. L'ordine di terminazione non è neanche detto che sia l'ordine di avvio, nel senso che potrebbe partire prima azione 1 e dopo azione 2, poi azione 2 magari è talmente veloce che finisce prima che azione 1 finisca. Non c'è problema, non c'è... Non stiamo obbligando queste cose ad andare in parallelo. Stiamo dicendo che non abbiamo bisogno che vadano in sequenza, in nessuna sequenza particolare. E quindi in particolare potrebbero anche andare in parallelo. Quindi questi sono i due costrutti che abbiamo visto finora. Serie e parallelo. Noi abbiamo visto nelle slide separatamente la spiegazione del fork e la spiegazione del join. Però è molto frequente costruire dei diagrammi delle attività strutturati, nel senso che ad ogni fork corrisponde un join e sia facilmente identificabile la regione del processo in cui possono avvenire attività parallele, ma al di fuori di questa regione, se pensate di mettere la scatola nera, no, sopra la zona che ho selezionato,
Questo è un processo sequenziale, fatto di varie fasi, alcune fasi, diciamo così, al loro interno possono avere del parallelismo. Se questo è facilmente identificabile perché abbiamo a un certo punto un fork che si biforca un certo numero di volte e poi un join che va a raccogliere le fila di tutti. Sarebbe più complicato se noi avessimo un'altra azione qui, al momento non so neanche come disegnarla, che poi non partecipa alla join e va avanti da un'altra parte, eccetera. Ma poi adesso non so come fare a ricongiungerla perché mi mancano ancora degli elementi per il grafico. Allora, in questo caso, azione 4, non so più dirti se sia dentro o fuori la zona parallela. Non esiste più un concetto di dentro e fuori, perché il limite di ingresso e uscita non è più mio. Quindi noi cercheremo quasi sempre, praticamente sempre, tranne un paio di eccezioni che ci servono per modellare delle condizioni essenzialmente di anomalia, di errore o di timeout, ma vedremo, cercheremo sempre, nei casi normali, di usare questi due simboli sempre a coppia, come fosse aperta parentesi, chiusa parentesi. Anche se non è un obbligo, sono due simboli indipendenti. La regola di funzionamento del token, del join e del fork si possono applicare indipendentemente dal fatto, no, che ci sia il corrispondente dall'altra parte o che siano ben bilanciati. È una scelta nostra di modellazione chiara, pulita. Ok, questo è il riassunto delle puntate precedenti. Andando avanti, quali sono i... Pardon, questo devo ancora fare il suo show. Quali sono invece gli elementi aggiuntivi? Allora, lo accennavo già negli ultimi due minuti della lezione scorsa, ci manca uno strumento che ci permetta di condizionare l'esecuzione di una porzione o di un'altra del processo in funzione di che cosa succede. No? L'altra volta facevamo l'esempio del processo di iscrizione all'università, beh, a un certo punto se lo studente è italiano o è straniero succedono cose diverse, perché i documenti che devi presentare sono diversi. Se lo studente arriva dal Politecnico o arriva da un'altra università, anche, no, le procedure sono diverse. Se è già laureato di primo livello oppure no, allora deve fare l'anticipo, tutte queste cose complicate, allora anche lì la procedura è diversa. Se. Cioè io ho un processo che deve prevedere molte strade alternative. Stiamo sempre parlando di iscrizioni. Alcune fasi sono comuni, altre fasi sono diverse, ma questa diversità la scopro solo a metà strada. Non la conosco già, non la conosco ancora prima. Non sto dicendo ho un processo per l'iscrizione degli italiani e un processo di iscrizione per gli stranieri. No. Sto dicendo, perché vorrebbe dire che già il token sa dove nascere, se nascere di qua o nascere di là. Ma quando mi arriva una persona, io non posso sapere se gli devo applicare il processo italiano o il processo straniero. In base a cosa lo so? Devo almeno acquisire i dati. Allora poi dopo decido. Quindi decido sulla base di dati che ho già acquisito durante il processo stesso. Quindi sono un processo unico che si può articolare in strade diverse in funzione di informazioni, diciamo, acquisite durante il processo stesso, oppure disponibili in un certo senso durante l'esecuzione del processo. Magari non è un'informazione che ho chiesto alla persona, ma un'informazione che comunque ho nel mio sistema. Allora, abbiamo bisogno di uno strumento che permetta di fare, dividere il cammino del token, decidere se mandarlo di qua o di là, se fare svolgere un'attività oppure no. E di fatto questo ci serve per modellare tre tipi di casi. Il caso in cui alcune operazioni siano opzionali. Se ricadi in questa condizione, tutto questo non lo devi fare. Se invece ricadi in quell'altra condizione, devi fare anche questa attività. No. Pensate al, che ne so, chi si iscrive arrivando ad un'università diversa, deve presentare certificati di laurea e tutte queste cose della propria università.
città di provenienza. Chi invece scrive il Politecnico non ha bisogno di farlo perché il Politecnico già lo conosce. Quindi c'è una fase che può essere svolta, necessaria, richiesta, oppure non necessaria del tutto. Questo è il primo caso. Attività, azioni opzionali, oppure azioni alternative. A seconda di questo caso, oppure di quell'altro caso, devi fare cose diverse, devi sempre fare qualcosa in entrambi i casi, ma le cose che devi fare sono diverse. Oppure, con questo stesso meccanismo, riusciremo anche a modellare la ripetizione, cioè che un'azione si possa ripetere più volte, perché è sempre un se ripetere. Se ho bisogno di ulteriori dati, allora ripeto una parte del processo. Quindi con lo stesso costrutto sintattico copriamo questi tre casi. Azioni opzionali, azioni in alternativa, oppure azioni ripetute, o gruppi di azioni ripetute, chiaramente. Allora, come si rappresentano queste informazioni? Beh, innanzitutto io devo avere sempre la possibilità di sapere da che parte devo andare. Cioè, il processo a un certo punto arriva ad un bivio. E quando arriva il bivio, il processo deve sapere, in quel momento, nel momento in cui il token arriva al bivio, deve sapere da che parte andare. Come fa a sapere da che parte andare? Beh, le varie strade, le varie biforcazioni, le varie alternative in uscita dal bivio sono etichettate ciascuna con la cosiddetta guardia. La guardia che cos'è? Un'espressione booleana, che deve essere vera o falsa, per cui il token arriva a un bivio, vede tante strade diverse, calcola l'espressione guardia di ciascuna delle strade, e se sono fatte bene queste guardie ce ne sarà una vera e tutte le altre false, se no abbiamo sbagliato a inventarcele. E allora il token prenderà la strada che corrisponde alla guardia vera. Graficamente lo rappresentiamo attraverso un rombo. Una scelta, un rombo è un elemento in cui il cammino si biforca, o si divide in più strade, in questo caso sono due, potrebbero anche essere più di due, però a differenza del fork, in cui entra un token e ne escono due, qui entra un token e ne esce uno, il quale esce a sinistra oppure a destra. Esce dal ramo vero, la cui guardia è vera, la cui porta è aperta, la cui guardia lascia passare. Quindi in questo caso il token arriva in questo blocco e si chiede, sono nel caso quick order oppure no? In questo caso facciamo finta di sì, allora il token prosegue da questa parte. Se invece non fossimo nel caso quick order, sarebbe proseguito dalla parte opposta. Il nodo di scelta non è un nodo in cui avviene l'elaborazione. Non c'è nessuno che fa delle cose. Dobbiamo pensare che nel momento in cui il token arriva al nodo di scelta, il sistema informativo abbia già le informazioni disponibili sulle basi delle quali calcolare la guardia. Cioè, deve lavorare su dati che ho già chiesto prima, che ho già raccolto prima. Non posso chiedere in quel momento. Quello non è il momento in cui chiedo all'utente cosa vuoi fare. Magari ho chiesto prima all'utente cosa vuoi fare, oppure di che nazionalità sei, e poi sulla base di del dato che ho già raccolto, decido. Immaginiamocelo così, nel nodo di scelta il token non si ferma. Passa, è un nodo di passaggio, veloce. Si ferma il tempo minimo indispensabile per calcolare la guardia, andando a prendere i dati che ci sono. Ok? Quindi il vincolo che abbiamo è essere sicuri che nel momento in cui arrivo qua, io sappia già dire, nel senso che abbia già tutte le informazioni che mi servono per poter dire che parte proseguire.
queste due non sono due alternative che l'utente può fare, o può fare questo o può fare quell'altro. Sono due alternative che il sistema può offrire, ma l'utente deve fare quello che il sistema gli richiede. Sembra che abbia detto due volte la stessa cosa. Guardiamo chi è il soggetto. L'utente vedrà solo questa scelta se il sistema lo fa passare di qua, e quindi è obbligato a fare questa, oppure vedrà questa scelta, quella di destra, se il sistema lo fa passare da destra, e vedrà solo questa. Quindi questo blocco si chiama scelta, ma non è la scelta dell'utente che può scegliere cosa fare, è la scelta del sistema, il quale decide quali attività imporre, diciamo forzare, come questo processo deve costituire. Vediamo poi come modellare invece i casi in cui sia l'utente può scegliere. Ma qui in questo caso, visto che il sistema deve già decidere da che strada andare prima di andarci, e ormai una volta che è partito da questa strada, l'utente non può che fare questo, non può decidere, ah, ma io in realtà faccio l'altro. No, me lo devi dire prima, o perlomeno sulla base delle informazioni precedenti, non lo puoi fare. Quindi questo è il blocco di scelta. L'importante è che tutti gli archi uscenti siano etichettati con una, appunto, guardia. La guardia è qualche cosa di cui posso dire se è vero o falso. In questo caso qui corder è, qui proveniamo dalla parte precedente di processo in cui ho ricevuto un ordine, allora è un ordine per spedizione rapida oppure spedizione normale. E questo sarà un dato che ho raccolto, che nel modello concettuale ci sarà. Se nel mio modello concettuale ho un concetto ordine, sicuramente ci sarà un campo che dice veloce, rapido oppure non rapido. Ad esempio. Oppure magari il fatto che l'ordine sia rapido dipende dall'utente, non dall'ordine. Per cui se io sono un utente premium, i miei ordini vengono spediti sempre per espresso. E quindi questa proprietà qui, corder, la vado a vedere andando a vedere la qualifica dell'utente che ha fatto l'ordine, non necessariamente dello singolo ordine. Ma in ogni caso, ovunque sia, è un'informazione che deve essere calcolabile andando a vedere il modello concettuale, andando a vedere le informazioni che ci sono nel modello concettuale e che sono state raccolte precedentemente a questo rombo, a questo nodo di scelta. Ok? In tutti gli archi uscenti normalmente deve esserci una guardia, al più in uno può esserci una clausola else che dice, vabbè, se nessuna delle precedenti, nessuna delle altre era vera, allora fai questa. Quando ci sono solo due uscite, va bene così. Quando ci fossero tre uscite, devo mettere almeno su due uscite una guardia, un'espressione che mi dica quando quella strada è valida, e poi la terza può avere la sua guardia oppure l'else. Queste condizioni devono essere scritte bene, perché il token non può morire lì. Cioè, non devo mai costruire nessun caso in cui tutte le guardie uscenti sono false. Se no, sto token che fa? Arriva lì, è processo? Non sono ancora dato la fine, il token non viene distrutto, però non può rimanere a marcire lì nell'ordine di scelta e non poter andare avanti. Quindi è un errore costruire delle guardie che possono essere tutte false. Così come un errore costruire delle guardie che possono essere, in cui ve ne possa essere più di una vera contemporaneamente. Perché anche lì il token arriva lì, vede due strade in uscita vere, e da quale va? Può andare solo una parte, quindi qui dobbiamo essere sicuri, diciamo così, di valutare tutte le alternative possibili in modo esaustivo e in modo escludente, in modo che uno escluda l'altro. Una volta che ho separato i flussi di elaborazione, anche qua potrei voler ricongiungerli. Magari a seconda, appunto, che sei del Politecnico o dell'Università, devi presentarmi documenti diversi, poi però il bollettino lo devono pagare tutti. E quindi da un certo punto in avanti poi si ritorna a fare le cose uguali per tutti. Quindi questa alternativa a un certo punto si ricongiunge in un flusso unico
che di nuovo vale per tutti. Allora serve qualche cosa analogo al join. Ho fatto diverse strade alternative e poi mi ricongiungo e da qui in avanti proseguo in un modo solo. Non posso usare ovviamente il simbolo di join, no? Perché immaginate di mettere un join qua sotto, si blocca il processo. Perché se il join qua sotto, sotto questi due blocchi, aspetta di ricevere due token e gliene arriverà solamente uno, o a destra o a sinistra, o da destra o da sinistra. Quindi non va bene. Serve un blocco meno rompiscato del join. Graficamente si usa ancora il rombo, ma è un rombo leggero questo. Questo è un rombo, sarebbe un punto che viene chiamato di convergenza. Tante volte non ha neppure un nome perché non è così importante, non fa nulla lui. È un rombo, quindi usiamo lo stesso simbolo del blocco di scelta, in cui però abbiamo più frecce entranti e una sola uscente. Cosa fa quello? Niente. Nel senso che lascia passare il token. Se gli arriva il token da sinistra, lui lo lascia passare e prosegue da sotto. Se gli arriva il token da destra, lo lascia passare e prosegue sotto. Quindi il token non si ferma, non deve né pensare, né calcolare nulla, né attendere. Però mi permette di fare in modo che da questo momento in avanti il flusso di esecuzione del processo sia di nuovo univoco e non sia dipendente dalle condizioni dell'alternativa che avevo in precedenza, dalle condizioni della scelta che ho compiuto in precedenza. Anche qua è un processo strutturato, la scelta e il ricongiungimento vanno di pari passo. Faccio una scelta, poi sviluppo le varie alternative, poi a un certo punto mi ricongiungo per poter concludere il processo oppure andare avanti in modo sequenziale sul processo stesso. Vabbè, qui c'è l'esempio di prima, arricchito dall'uscita di scena del token che è arrivato qua, immediatamente senza chiedere permesso se ne esce. Quindi i punti in cui il token può sostare sono solamente il join e le azioni. Nel for e negli rombi il token non si ferma mai, è sempre di passaggio. Questo era, dicevamo, una scelta, ma una scelta fatta dal sistema, sulla base di informazioni precedenti. L'utente, diciamo, non percepisce questa scelta, gli viene presentata questa alternativa. Io vado lì in segreteria, gli chiedo delle cose, poi gli dico adesso mi devi portare questo certificato. Per me è normale, è l'unica cosa che io vedo. Non so neanche, non mi interessa, io token tal dei tali, che a un altro token verranno chieste, a un altro utente verranno chieste delle cose diverse. Non la percepisco neppure il fatto che ci sia una scelta. Viceversa, esistono dei casi in cui l'utente a un certo punto potrebbe decidere di fare cose diverse. Ad esempio, potrebbe decidere di fare un pacco regalo oppure di mettere un biglietto d'accompagnamento nell'oggetto che viene spedito. Ma lo decide autonomamente. Allora, io potrei modellare questo in due modi. Il primo modo è chiedere preventivamente all'utente che cosa vuoi fare, e dopo presentargli, diciamo così, la possibilità di fare solo la cosa che ha scelto. L'alternativa è dare all'utente la possibilità di fare entrambe le cose possibili, ovviamente una sola la porterà a termine. Poi praticamente cosa vuol dire? Vuol dire che io sulla videata ho sia i dati da inserire per il caso 1, sia i dati da inserire per il caso 2.
a seconda che poi schiacci di qua o schiacci di là, fa una cosa diversa. Ma lo vengo a sapere solo dopo che l'ha fatto. Lui lo poteva fare, aveva le opportunità aperte entrambe. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che il sistema informativo sa che a un certo punto l'utente può fare cose diverse. Quindi in qualche modo si deve predisporre affinché ciascuna di queste opzioni possa essere fatta. Come si può fare a modellare questo? Vabbè, con questa for, in cui io abilito con un token le due azioni diverse. Arriva il token, diceva il token si ferma lì, può rimanere in attesa anche per molto tempo. Poi sarà l'utente che con la sua azione magari fa questo, e se fa questo l'utente decide di non fare l'altro. E rimarrà un token morto qua, ad invecchiare. Quindi nel momento in cui la scelta viene compiuta dall'utente e il sistema informativo lo viene a sapere dopo, allora la vita è più complicata per il sistema informativo. Il sistema informativo si deve predisporre a priori a tutte le alternative possibili e poi una andrà avanti, una di queste, un certo numero di queste, tendenzialmente una, ma non è obbligatorio che sia proprio una, potrebbero anche essere due, ma diciamo un'alternativa viene portata avanti dall'utente. Le altre non vengono, le altre strade, pur essendo predisposte, non vengono sfruttate. Allora, per far questo io devo abilitare, rendere disponibili più azioni, dando il token a ciascuna di queste. Ops. Ho saltato, ho schiacciato il tasto sbagliato. Allora, questo lo riprendiamo poi. Lo riprendiamo poi su qualche esempio, perché in generale è difficile da raccontare e poi ci serve un altro costrutto per limitare i danni. Allora, proviamo a usare questi costrutti che abbiamo visto finora, ad esempio per modellare il nostro esempietto tratto dal tema d'esame dei trasporti, dei biglietti. Cerchiamo di darci la regola. Io ho citato un paio di volte il concetto di processo strutturato, che intuitivamente è un processo ordinato, senza giri, senza frecce che vanno avanti in modo troppo complicato, ma formalmente lo possiamo definire come un processo in cui ci sia sempre un punto d'ingresso e un punto di uscita per ciascuna azione, per ciascun gruppo di azioni. E che quindi a ogni fork ci sia una join corrispondente e ad ogni scelta ci sia un punto di una ricongiunzione corrispondente, che si corrispondano a loro. Poi questi costrutti, fork e join, e scelta e ricongiungimento, possono essere tranquillamente annidati uno dentro l'altro. Non c'è nessun problema in questi termini. Qui in questo esempio, se andiamo a mettere insieme i disegni che abbiamo visto nelle slide precedenti, vediamo che c'è un grosso blocco parallelo che inizia qua e termina qua sotto, e poi c'è un blocco di scelta, che è questo qui a sinistra, sulle modalità di spedizione, che è totalmente annidato all'interno del ramo sinistro del blocco parallelo. Quindi io ho una scelta che inizia e finisce totalmente all'interno di uno dei rami del parallelo.
non è per... io posso... facciamo questo gioco. No, non lo facciamo perché non me lo fa fare. Facciamo questo gioco. Se io cancello qua una scelta con un punto d'ingresso e un punto di uscita, io metto un blocco ipotetico che nasconda ciò che c'è qua dentro, torno indietro e vedo semplicemente due rami paralleli, un fork e uno join, che devono essere portati avanti entrambi. Poi uno di questi blocchi è suo interno e articolato con una scelta. Questo a sua volta lo posso mettere dentro una scatola più grande che vada a intercettare il punto di inizio e il punto di fine della scelta. Allora a questo punto, se faccio così, cosa vedo? Che il mio processo è fatto di tre azioni solamente in sequenza. La prima là in alto, questa grande, che poi è al suo interno articolata, e l'ultima. Se un processo è strutturato, io questo gioco lo posso fare sempre. Sostituire gruppi di nodi con un nodo solo, gruppi di azioni con un'azione sola. L'unico vincolo che mi devo dare è che quando quello sostituisco un'azione sola, l'azione deve avere solo un punto d'ingresso e un punto d'uscita. Non potrei fare una cosa di questo genere, tagliare qui, che so, dividere così. Questo sarebbe un'azione che ha due ingressi, uno da qua, uno da qua, un'uscita qui, un altro ingresso qui e un'altra uscita qui. Non posso dire questa è un'azione che al tuo interno si articola. Non è un'azione, ha troppo ingresso e troppo uscita. Il blocco azione ha un ingresso e un'uscita, punto. Ok? Quindi avere, seguire un certo ordine o la strutturazione dei processi mi permette proprio di fare questi ragionamenti, diciamo anche gerarchici. Analizzo un pezzo per volta, poi questo pezzo, quando guardo il diagramma nel suo insieme, posso anche non guardare più come è fatto a livello di dettaglio. Quindi mi aiuta sia a disegnare diagrammi ordinati, ma soprattutto a disegnare diagrammi facilmente comprensibili e digeribili un pezzo per volta. Allora, la filosofia con cui creiamo questi diagrammi deve soddisfare due esigenze nostre, che sono costanti sempre, ma lo si vede soprattutto parlando dei processi. Una è un'esigenza descrittiva, cioè cominciamo a descrivere come si svolgono le azioni. Tante volte vado a catturare, disegnare dei processi che già ci sono, non mi sto costruendo da zero. Voglio informatizzare o migliorare un processo che già c'è, magari non in forma totalmente gestita o totalmente informatizzata. Quindi il primo passo è cominciare a rappresentare l'esistente. Il secondo passo è di invece prescrivere, decidere, ordinare, vincolare ciò che dovrà fare il sistema. Quindi un buon modello di processo fa entrambe le cose. Da un lato spiega come si svolge il processo e dall'altro ha al suo interno la specifica dei vincoli, delle regole che il sistema informativo dovrà implementare. A volte queste regole, questi vincoli che io imporrò al sistema informativo potranno essere diversi magari rispetto a quelli di un processo che veniva gestito, diciamo, in modo manuale o in modo cartaceo. Pensate al parallelo. Allora, fare due cose, prendere una pratica, a un certo punto questa pratica deve mandare a tre uffici, aspettare che tutti e tre terminino di esaminarla, non ha particolare difficoltà nel mondo digitale. Nel mondo del cartaceo invece sarebbe più complicato, perché questi fogli di carta, questo fascicolo, questa cartella,
o la fotocopi, e poi una volta che l'hai fotocopiata non sai più come metterla insieme, oppure normalmente la dai all'uno, poi quando il primo termina dal secondo, quando il secondo termina dal terzo. Quindi i processi non informatizzati tendono a non avere quasi mai un costrutto parallelo, cioè ad avere in realtà più vincoli di quanto non sia strettamente necessario, perché ho il vincolo di un oggetto fisico che deve spostarsi e quindi non può essere clonato come il nostro token così facilmente. Quindi è solo un esempio per dire che a volte il processo che dovremmo far gestire attraverso il sistema informativo sarà diverso, tendenzialmente più flessibile, rispetto al processo cartaceo, ma allo stesso tempo magari anche più rigido nel senso che impone più strettamente delle regole. Se io un modulo lo compilo e dimentico un campo, oppure lo compilo sbagliato, ma il modulo va avanti lo stesso, poi magari mi chiamano per integrare, o manco un pezzo, eccetera. Il sistema informativo, se non ho quell'informazione, non vado avanti, l'attività non si conclude. Quindi in qualche modo ciò che si dice è che non esiste il sistema informativo che informatizza un processo esistente così com'è. Adottare un sistema informativo implica sempre ripensare i processi, sempre ripensare le scelte che sono state fatte, capire quali abbiano ancora senso, quali siano vincoli reali, quali siano solamente abitudini, consuetudini, e rifare delle scelte nuove in vista di una nuova modalità di gestione. Si vedono purtroppo molto spesso, e si parla quando parliamo di enti pubblici o di grandi aziende, tante volte succede, mettere in campo dei sistemi informativi che a livello di processo cadono in una delle dei due grossi errori. Uno è, primo grosso errore possibile, chi ha progettato il processo del sistema informativo non aveva idea del processo reale. L'ha progettato a tavolino, perché lui sapeva, perché lui sa come le cose dovrebbero essere fatte. Lui o lei o loro, ecco, per carità. E quindi arriva un sistema che non fa quello che dovrebbe, che non segue gli utenti nelle loro attività quotidiane, che rende impossibile agli utenti fare ciò che devono fare, perché il loro processo reale in realtà è diverso. Magari le azioni ci sono tutte, i blocchi, ma le frecce sono sbagliate, non ti permettono di fare certe cose. Vi faccio un esempio, roba dell'ultimo mese e mezzo qua al Politecnico, no? Un mese, è successo a giugno. Noi avevamo un sistema in cui noi come docenti dobbiamo caricare le pubblicazioni scientifiche che facciamo. E beh, c'era un mostro, nel senso che è un sistema bruttissimo, che avevamo da qualche anno, in cui l'avevamo cominciato a conoscere e continuando a odiarlo, però perlomeno riuscivamo a gestirlo. E la pubblicazione ha un suo processo, cioè non è una cosa che la inserisco e basta, no? Perché tu hai l'informazione che magari un articolo viene pubblicato e viene accettato a una certa data. Poi dopo avrai la versione finale, perché ci hai ancora lavorato, prima di praticamente ti dicono, guarda, il tuo articolo è accettato, mandami la versione definitiva entro un mese. E allora la versione definitiva puoi ancora cambiare qualcosa, evidentemente magari il titolo forse a volte lo ritocchi, la descrizione, ma sicuramente il testo è cambiato. E poi dal momento in cui l'hai completato e mandato la versione definitiva, magari possono passare dei mesi, a volte anche più di un anno, prima che poi questa versione vada a stampa, su carta. Ma in realtà oggi quasi tutti gli editori, prima di andare a stampa su carta, vanno a stampa online.
Allora, nel momento in cui va a stampa online, tu puoi già avere delle informazioni in più. Ci sono dei codici numerici ormai standardizzati, il codice DOI si chiama, per tutte le pubblicazioni online o cartacee, e a un certo punto tu avrai questo codice e puoi citarlo. Avrai un link a cui farlo vedere, farlo scaricare, eccetera. Quindi una serie di fasi. Il sistema precedente ti permetteva di fare una cosa, no, allora il sistema precedente non capiva bene tutte queste fasi, ma ti permetteva di salvare un prodotto, lui chiamava prodotto, una pubblicazione, in uno stato che chiamava definitivo in corso di stampa, no? Che ovviamente se lo facciamo un'analisi grammaticale, se è definitivo, se è in corso di stampa, in corso di cozza un po' col concetto di definitivo, no? Se c'è una cosa ancora in corso non è finita. Comunque, era chiamato così questo stato. Cosa aveva di buono questo stato? Che essendo definitivo veniva pubblicato, e quindi pubblicato vuol anche dire, poi voi intanto vedete i ranking delle università sui giornali. Ecco, questi dati qua vengono trasmessi al Ministero, il quale poi ci fa le statistiche. Di un articolo che è già stato formalmente accettato, e quindi può contare. Semplicemente non è ancora su carta, perché passare una certa serie di passaggi. Ma essendo, quindi, essendo definitivo, veniva contato, veniva pubblicato, pubblicizzato, eccetera. Essendo in corso di stampa, era lecito ancora andare a modificare per aggiungere delle informazioni via via che ne avevi. A un certo punto avevi il DOI, a un certo punto avevi la data di pubblicazione, a un certo punto avevi il numero di pagine, man mano che lo sapevi lo aggiungevi. A un certo punto, quando hai anche la data di pubblicazione, vuol dire che ce l'hai in mano, su carta, allora lo chiudi, in stato definitivo, davvero. E da quel momento in poi non lo puoi più toccare. Ecco, sistema nuovo, invece questa cosa qua non ce l'ha più. Nel senso che una volta che tu carichi una cosa, o lo salvi come bozza, o lo salvi come definitivo. Fine. Non sto a dirvi che chi ha fatto il sistema nuovo è lo stesso ente che aveva fatto quello vecchio, perché sennò ci intristiamo tutti troppo. Ma sicuramente, visto la complessità del processo, al momento non sappiamo come comportarci. Tu lo salvi in stato definitivo subito, quando non hai ancora tutte le informazioni, e poi non lo puoi più modificare. In realtà puoi, però devi chiamare, andare a mail al tizio che a mano te lo sblocca. Ti odi da solo, ti fai odiare. Oppure aspetti un anno prima di caricarlo. Il fatto che sembra che per un anno nessuno faccia niente. Allora, questo è il classico esempio di chi ha inventato un sistema informativo non solo senza tener conto del processo reale con cui viene gestita la pubblicazione in questo caso, ma possiamo fare un milione di esempi, ma neanche tenendo conto di come veniva gestita nel sistema precedente. E questo è un problema. L'altro grosso problema che ho citato, in cui si può appunto sballare completamente un processo del sistema informativo, è cercare di replicare pari pari i processi esistenti. Cioè, da un lato io faccio un processo senza andarmi prima a studiare le esigenze sul campo di chi lo deve utilizzare, di chi lo deve gestire. Dall'altra parte invece vado a farmi schiavizzare da chi gestisce i processi attualmente, di chi gestisce quelle attività attualmente, e quindi cerco di replicare, modellare in tutti i minimi dettagli ciò che avviene adesso. E questo, normalmente, ci sono pochi esempi di queste cose, perché tanti tendono a fallire prima di arrivare alla fine, nel senso che non ce la farai mai a gestire troppi casi particolari, che poi magari appunto ci sono. Si scopre, facendo queste cose, che tante regole sono solo nelle teste delle persone. Ma questo l'hai fatto così, quest'altro l'hai fatto così. Ma perché? Dove sta scritto? Qual è la regola? Ma è perché io so che questo qui, in questa condizione, va trattato in quel modo. Sì, ma riesci a scrivermi una regola che possa essere codificata, automatizzata, per capire, ah beh, no, proprio esatta, precisa, non saprei, no? Succedono queste cose, perché poi quello che scoprite è che se parlate con le persone, ci sono molte persone che sono capacissime a fare il proprio lavoro, ma totalmente incapaci a descrivervelo, a capire perché lo fanno, a capire qual è il contesto in cui lo fanno.
chi fa sistemi informativi affronta queste problematiche. E noi dobbiamo stare nel mezzo, ovviamente, riuscire a modellare qualche cosa che abbia senso, che rispetti le esigenze, ma che sia in grado anche di ottimizzarle, di razionalizzarle, di non imporre dei vincoli non necessari, o di non imporre delle procedure bizantine solo perché fino ad ora si faceva così. Questo è ovvio che richiede la disponibilità da parte degli utenti del sistema informativo a modificare il loro modo di lavorare. Non puoi dire, guarda che tu fai esattamente come facevi fino a ieri, ma lo fai al computer anziché sulla carta. Non è vero. Non è così. Farai in modo leggermente diverso, possibilmente migliore se abbiamo fatto le cose bene. Un esempio molto positivo, sempre rimanendo ad esempio all'interno del Politecnico, è quello degli esami. Quello della registrazione degli esami è un sistema fatto bene, perché gestisce tutti i casi possibili, per cui posso dare un voto, posso registrare i voti in date diverse, a gruppi di persone diverse, secondo le esigenze, posso pubblicare i voti prima, eccetera. Vanno in automatico, poi c'è tutta la firma digitale, eccetera. Quello è studiato bene, nel senso che riesce a supportare tutti i processi, tutti i casi possibili di cui abbiamo bisogno. E in più dà delle cose che prima non avevamo. Voi non vi ricordate quando avevamo gli statini, no? Cartacei, quelli, qualcuno si ricorda? Non ditemi che c'è qualche collega che li usa ancora perché mi metto a piangere. No, bisogna fare le code, no? Le code alle macchinette. No, come fate a ricordarvi? Il primo anno magari l'avete ancora usato. Per stampare questi cosi appiccicosi che poi si grogliavano, eccetera. E noi dovevamo appiccicarlo a dei registri cartacei di queste dimensioni, portarlo a mano in segreteria, ma soprattutto, vabbè, quello che facciamo adesso, che allora non si poteva fare, è pubblicare i voti. Cioè, quando c'era il registro cartaceo, la pubblicazione del voto, cioè la comunicazione del voto, non era gestita. Ogni professore faceva come voleva. Chi lo metteva sul sito, chi metteva un biglietto fuori dall'ufficio, fuori dal dipartimento, chi quel giorno veniva lì e gli diceva tutti in fila se ti distraevi, non sapevi quanto avevi preso, eccetera, eccetera. No? Invece adesso, nel momento in cui io carico il voto, quello che voi vedete si chiama, come si chiama, valutazione provvisoria, è un voto, tra l'altro ciascuno vede solo il proprio, che è un peccato perché non posso andare a vedere quanto ho preso l'altro, e tante leggende metropolitane così sono scomparse perché non puoi più vedere i voti. Però è una funzionalità utilissima che è venuta gratis dentro il sistema nuovo, prima non c'era, quindi noi abbiamo cambiato modo di lavorare. Quindi non ci sono solo per fortuna esempi negativi. Allora proviamo a applicare un po' questi, io ogni tanto mi perdo in aneddoti ma spero siano utili, proviamo a applicare questi concetti. Dove è finito? Al nostro esempio. Allora, la prima cosa che ci chiediamo, o meglio, il primo ragionamento che dobbiamo fare è: non basta quasi mai un solo activity diagram per descrivere un intero sistema informativo. L'informativo non fa mai una cosa sola. Quindi ci sono fasi diverse, momenti diversi, dinamiche diverse che conviene descrivere ciascuno in un processo diverso. Soprattutto processi diversi hanno token diversi. Pensiamo al nostro esercizio, al nostro esempio del biglietto chip on paper. Lì ci sono delle operazioni che descrivono cosa succede al biglietto. E poi ci sono altre operazioni che sono la fatturazione mensile.
non ha senso mescolare nello stesso processo. No? Io posso immaginarmi un processo dal punto di vista del biglietto, dove il token è il singolo biglietto, e vedo quali sono le attività a cui, attraverso le quali passa la vita di quel biglietto, e un altro processo in cui il token sia la fattura, il pagamento mensile. Quindi ogni mese c'è un token nuovo e descrive come avviene il pagamento di quel mese. Quindi processi diversi hanno token la cui natura è diversa. È facile, tendenzialmente come trucco, capirlo chiedendosi quanti di questi vengono fatti, quanti token ho, quante volte questo processo viene percorso. Allora, se la risposta al quanti è diversa, allora sono token diversi e allora vanno in processi diversi. Quanti pagamenti faccio? Una volta al mese per ogni rivenditore. Quanti biglietti attivo? Una volta per ogni biglietto. C'è relazione tra questi due quanto? No, tra queste due quantità? No, sono due cose diverse. Allora non possono essere rappresentate entrambe dallo stesso token. Allora, ad esempio, se ci mettiamo dal punto di vista del biglietto, qui do il nome al diagramma, compare anche qua sopra, nel class diagram, vabbè, ce n'era uno solo e quindi abbiamo lasciato il nome di default class diagram 0. L'activity diagram, visto che ne avremo di più, ciascuno diamo un nome che ci aiuti anche a ricordare chi era il token. Allora, io comincio a fare una versione semplificata, poi man mano che andiamo avanti con gli elementi sintattici che dobbiamo far vedere, no? Sul diagramma di processo lo andiamo a rivedere, no? Facciamo una versione prima semplice con ciò che conosciamo. Allora, cosa diceva il testo? Il testo diceva che il biglietto, vado un po' a memoria, aiutatemi se dimentico dei pezzi, viene emesso dall'azienda, viene attivato dal rivenditore, poi venduto al cliente, il quale cliente lo può timbrare più volte in base al numero di corse che aveva in fase di attivazione. Ok? Allora, la prima cosa che veniva detta sul biglietto è che l'azienda emette il biglietto. L'azienda di trasporto emette il biglietto. Poi abbiamo un rivenditore che attiva il biglietto con n corse, che può essere 5, 10 o 15. Poi io per ora non sto ancora mettendo le frecce, sto cercando solo di estrarre dalla nostra descrizione le fasi attive, quelle in cui c'è qualcuno che fa qualcosa. Poi cerchiamo di vedere le regole con cui queste cose vengono fatte, possono venire fatte. Poi abbiamo il rivenditore che vende il biglietto, e poi abbiamo l'utente che timbra il biglietto. Come l'hanno chiamato? Con valida? Questo è ciò che succede alla pratica biglietto, al ciclo di vita del modulo biglietto, da quando nasce a quando muore. Non gli succede nient'altro, mi pare, no? Non ho dimenticato nulla. Dopodiché, per ciascuna di queste azioni,
Cosa vuol dire utente compila biglietto? Vabbè, che mette la manina lì, ma nella pratica del sistema informativo cosa succede? Utente compila biglietto, succede che nel mio modello delle classi aggiungo una nuova istanza della classe convalida, aggiungo una nuova riga nella tabella delle convalide e dico in quale validatrice è stata timbrata, in quale data è stata timbrata, su quale linea e su quale fermata. E qual è il biglietto, ovviamente. Ce l'ho questa relazione. Quindi noi vediamo il processo e vediamo le persone che fanno cose, ma in realtà la vista che stiamo dando è la vista descrittiva, persone che fanno cose. Ma poi c'è anche la vista prescrittiva che dice guarda che quando faccio questo il sistema informativo deve andare a modificare i dati in questo modo, aggiungere una riga in questa tabella con questi valori ben precisi dei campi. Ci sono entrambe le cose, ognuno vede quello che vuole. Se io sono il progettista del sistema che deve programmarlo, lì dentro vedo i dati che devo toccare. Se sono invece, diciamo così, più l'utente che deve, il committente che deve dire sì sì, questo processo mi va bene, vedo di più le persone, l'impatto organizzativo del processo. È tutto insieme. È fondamentale che sia coerente. E in una pagina diversa mi è legato a quel modello concettuale. Quindi sempre mentalmente dobbiamo sempre fare il controllo incrociato. Azienda emette biglietto significa che si crea un nuovo dato in questa tabella dei biglietti, in questo elenco di biglietti, una nuova istanza della classe biglietti. Azienda. Chi è l'azienda? Beh, l'azienda dei trasporti. Dov'è nel modello concettuale? Non c'è. Perché non c'è? L'avevamo deciso la volta scorsa. Non c'è perché è il mio mondo, è il contesto, è l'universo. E quindi non ho informazioni a proposito dell'azienda. Non ho più aziende diverse, ciascuna farà i propri biglietti. No, ne ho una sola. È il mio mondo che mi contiene. Quindi non è utile rappresentarlo. Avrei una classe con una sola istanza dentro, una tabella con una sola riga. Cosa serve? Non mi dà informazioni. Qua però questo soggetto mi dice di chi è la responsabilità di compiere quell'azione. La responsabilità è di una ben precisa ente, di un ben preciso ente. Nel modello concettuale, quando vedo biglietto, non so e non voglio vedere chi li crea questi biglietti. Li crea l'azienda, se lo stampa l'utente a casa, c'è una macchina che li sputa fuori da sola, li stampa tutti il Ministero dei Trasporti, non lo so. So che a un certo punto qualcuno mette i biglietti dentro, compaiono qui. Nel modello concettuale non si risponde mai alla domanda chi fa che cosa. Non c'è mai il soggetto che fa, che compie operazioni. Ci sono informazioni in relazione legate con altre informazioni. La settimana scorsa dicevamo, nel modello concettuale dobbiamo immaginarcelo come un fotogramma. In un fotogramma non c'è movimento, non c'è azione, non c'è un prima e un dopo. C'è un adesso. Adesso cosa vedo? Vedo che ho 18.000 biglietti. Okay. E se passa un giorno, adesso cosa vedo? Vedo che ne ho 20.000. Okay. Chi li ha messi, chi li ha tolti, perché? Non lo so. Non mi interessa più. Mi interessa qui. Dove qui vedo cosa devo fare e mettere i biglietti e chi è responsabile di farlo. A volte chi è responsabile di compiere un'azione, e io qua guardo il venditore è responsabile di compiere questa azione. A volte, come succede qua, il responsabile del compimento di un'azione è anche un ente a proposito del quale noi abbiamo delle informazioni nel modello concettuale.
lo conosciamo, l'abbiamo rappresentato. Altre volte no. Ok? Qui dove c'è scritto rivenditore è la persona, il gruppo, l'ufficio, l'ente, l'organizzazione, l'azienda, il dipartimento, mettete quello che volete, che è responsabile affinché quella cosa venga fatta. Quindi il soggetto delle frasi che mettiamo qua nel modello di processo è un soggetto nel dominio organizzativo. Persone vere che sono responsabili di cose da fare. La stessa parola rivenditore usata nel modello concettuale ha sempre davanti il prefisso nascosto informazioni a proposito del rivenditore. Quindi non rappresenta persone fisiche, ma rappresenta una scheda informativa con dei dati sopra. Ed essendo una scheda informativa non può essere soggetto di nessuna azione, può essere solo oggetto. Può essere qualcuno la modifica, la scrive, la crea, ma non è la scheda, che l'informazione sul rivenditore che fa delle cose. Ok? Questo martedì qualcuno c'è già cascato in laboratorio, su quale progetto è un pochino più complicato, viene da mettere della relazione perché questo fa quell'altra cosa. Non è il modello concettuale il posto in cui lo devo mettere. Ditevelo sempre. Informazione a proposito di, e allora non riuscite più a finire la frase dicendo fa questo. L'informazione sul rivenditore emettono il biglietto, emettono l'informazione sul biglietto. No, non esiste. No? Non vuol dire niente, infatti non vuol dire niente. Qui ciò che c'è scritto è che ogni biglietto di cui ho alcune informazioni, tra queste informazioni c'è anche l'informazione sul rivenditore che l'ha attivato. Okay. Allora, tra emette il biglietto e attiva il biglietto, che regola c'è? Beh, io potrò attivare il biglietto solo dopo che è stato emesso. E tra emette il biglietto e le altre azioni, l'emissione del biglietto può e deve precedere tutte le altre azioni, quindi può essere fatta in qualunque momento. Quindi il token in questo caso è il biglietto. Una volta c'era un bollino per fare nota. Una nota. Non lo trovo più. Scriviamocelo come noticina. Questo è solo un commento, non fa parte del diagramma. Quindi, a questo punto, in questo diagramma, biglietto è al singolare. Per ogni biglietto immaginiamoci un token che fa il giro. E quel token lì, sulla nostra scacchiera, sul nostro gioco dell'oca, rappresenta quello specifico biglietto. Ho emesso 10.000 biglietti, ci saranno 10.000 token immaginari, ovviamente, nel mio sistema informativo, che si ricordano se quei biglietti sono già stati emessi, già stati attivati, già stati timbrati, quante volte, eccetera. Poi il rivenditore vende il biglietto. Allora, dal punto di vista delle azioni umane, compiute dal rivenditore persona, la vendita del biglietto è contestuale all'attivazione del biglietto. Cioè, lo attivo e poi prendo i soldi, oppure lo faccio pagare e poi lo attivo, cioè, è tutto in quel momento lì. Quindi potremmo pensare magari che siano due attività parallele. Chi sono io per vincolare
il rivenditore prima emettere il biglietto e dopo farselo pagare o viceversa. Ognuno fa un po' come vuole, come crede, anche perché c'è il registratore di cassa con cui fa il pagamento e poi c'è la macchinetta per attivare i biglietti che è separata dal registratore di cassa. A meno che non facciamo un sistema più complicato che abbia anche il registratore di cassa dentro. Non è quasi mai il caso. Ma prima di chiedermi chi viene prima e chi viene dopo, sono in serie e sono in parallelo, proviamo a chiederci dal punto di vista prescrittivo: il rivenditore vende il biglietto, quale traccia lascia nel sistema informativo? Cioè, qual è la differenza tra i dati memorizzati qua dentro, prima e dopo, nell'esecuzione dell'azione rivenditore vende il biglietto? Cosa cambia? Quale numero viene cambiato o quale dato in più viene inserito? No, numero di corse lo faccio qua, nell'attivazione. Nel pagamento, il rivenditore vende il biglietto. Vendere il biglietto significa che io lo do in mano al cliente e lui mi dà i soldi. Ma questo vuol dire vendere. Per sperare di spiegare con voi. Allora, che informazioni qua mi possono dire se quel biglietto è stato venduto o no? Nessuno. Non c'è. Allora, delle due l'una. O non c'è ma deve esserci, oppure è giusto che non ci sia, e allora questo non ha senso di esistere. Io non posso qua mettere un'azione che non ha traccia sul sistema informativo. È come se mettessi il cliente saluta il rivenditore. No? Sì, speriamo, no? Sono persone educate. Ma cosa ne sa il sistema informativo se l'ha salutato o no, oppure se l'ha salutato in modo poco gentile? È la stessa cosa. Sono azioni che avvengono nel mondo reale, ma di cui il sistema informativo mio, questo qui che sto progettando, non ha conoscenza. Allora, qui mi chiedo qual è il confine del mio sistema informativo, cosa deve trattare e che cosa no? Deve gestire anche i pagamenti? No. Pagamento lo farà il registratore di cassa e poi avrà i dati, li trasmetterà al commercialista in qualche modo, ma è tutto un altro mondo, no? Non fa parte del sistema di gestione dei biglietti, in questo caso. Il sistema informativo non è integrato col pagamento. Non c'era da nessuna parte scritto nel testo, per cui non vedo perché devo complicarmi la vita a inventarmi cose che non ci sono. Quindi è giusto che io non abbia informazioni sui pagamenti. Attivato quel biglietto, poi magari un rivenditore che fa beneficenza vede uno che ha bisogno di andare in tram e gli dice: "Toh, ti regalo un biglietto, ti metto 5 corse e te lo regalo, non te lo vendo." Può farlo? Sì. Mi accorgo della differenza? No. Suo figlio gli dà il carnet da 15 perché ha pagato il figlio di andare a scuola, mica lo vende. Poi non chiedetemi se il potere fiscale è corretto oppure no, non mi interessa. Ci sono tre che lavorano in quell'edicola, ma uno solo è capace di usare questo sistema. Allora lui al mattino ne attiva un po', di biglietti da 5 corse, un po' da 10, un po' da 15, e li tiene lì nel cassetto già attivati, così quando arriva la ressa di persone, anche gli altri collaboratori che magari non sanno usare la macchinetta, o semplicemente per fare più in fretta, te lo dà già attivato. Ma i casi sono milioni, no? Chi siamo noi per vincolare? Il discorso di prima, mettere un vincolo perché ci sembra più giusto così. No. Serve? No. Serve vincolare? No. Serve avere quell'informazione? No. Allora basta, togliamo. Noi gestiamo l'attivazione. La relazione tra attivazione e vendita a tendere, asintoticamente sarà 1-1, ma in modo puntuale un'attivazione e una vendita è una regola che non ha senso. Uno, non ha senso mettere, e due, non abbiamo neanche modo di verificarlo, perché il mio sistema informativo non lo sa. Questo cosa vuol dire? Che c'è una fase del processo che è stata descritta nel testo, è ragionevole, avviene,
ma non lascia una traccia nel sistema informativo così come l'abbiamo delimitato. C'è la macchinetta per attivazione, ma non c'è il registro di cassa dentro. E quindi non la rappresentiamo. Ok? È sempre più difficile sapere cosa togliere che cosa mettere, questo tipo di ragionamento. Bon, adesso un po' è la strada in discesa. Però la domanda da farci è sempre la stessa. Che traccia lascia quell'attività nel sistema informativo quando viene eseguita? E lasciare traccia significa che dopo che l'ho eseguita, quando il token sta uscendo da sotto, avrò alcuni dati, alcune tabelle che sono diverse rispetto a quelle che avevo prima. Se non so dire quali, c'è un problema di coerenza, come minimo di coerenza. Ok, adesso noi non possiamo fare così. Perché la convalida del biglietto può avvenire più volte, molte volte. Dobbiamo creare un costrutto in cui questa convalida del biglietto si possa ripetere più volte. Allora, questo lo possiamo fare semplicemente col blocco di scelta, usato in modo un po' non convenzionale, cioè al contrario. Dicendo l'utente convalida il biglietto e poi può tornare a convalidarlo ancora. Qui abbiamo un blocco di scelta che è questo qua in basso. È un blocco di ricongiunzione che è quello in alto. Sono al contrario, normalmente scelta è sopra, ricongiunzione in basso. Quello serve per fare le alternative. Quando invece l'inverto, la ricongiunzione in alto e la scelta in basso, creo delle ripetizioni, dei loop. Vedete, qua c'è un loop, entro di qua, scendo, vedete come vai da biglietto, poi posso uscire da destra, ritornare su. Questo è semplicemente un punto che mi permette di entrare con i token da due lati diversi e andare avanti. Quindi con questo costrutto io posso ripetere l'azione utente convalida biglietto e decidere quali sono le condizioni che l'azione possa essere ripetuta, dove? Qua sotto, sull'uscita del blocco di scelta. Come faccio? E devo indicare la cosiddetta guardia. Vedete che se io seleziono un arco uscente, tra le proprietà di quell'arco ce n'è una che si chiama guardia. Quindi io posso scrivere, o fare il doppio clic e cominciare a scrivere, oppure scriverlo qua, qual è la condizione che decide se il token deve andare a sinistra o a destra nel momento in cui arriva qua. Questa condizione, se sono bravo, riesco a scriverla usando le informazioni del modello concettuale. Allora, noi avevamo questo modello concettuale. E come facciamo a sapere se il biglietto è ancora convalidabile, cioè ancora le cose dentro o no? Vabbè, l'abbiamo detto la settimana scorsa, no, due fa. E ci eravamo detti, io lo so perché io so quante corse avevo all'attivazione, corse tot, e quante timbrature ho già fatto. E quindi dalla differenza tra numero di corse totali e convalide già fatte, capisco quante sono le convalide ancora da fare. Quindi se il numero
conteggio delle convalide è già uguale al, come si chiamava? Tot corse? Corse tot. Se corse tot, che è un attributo che ho, è uguale, e qui non ho un attributo che mi dica esplicitamente quante convalide sono state fatte, però le posso contare. Quindi non siamo obbligati ad arrivare a livello dei dati. Conta per chi è sempre sottinteso? Il biglietto. Il token è il biglietto, io so già qual è il biglietto, quindi il numero di corse totali di quel biglietto e conta le convalide di quel biglietto. Se le convalide che ho già fatto, compresa quella appena fatta, è uguale al numero di corse totali che c'erano su questo biglietto, il biglietto non vale più. E quindi non può più fare nulla all'interno del sistema informativo. Viceversa, se il numero di convalide fatte è ancora minore delle corse totali che erano state precaricate all'attivazione sul biglietto, allora posso ripetere. Carico a 5 corse, convalida il biglietto. Convalidare fa sì che venga aggiunta un'operazione di convalida legata a quel codice di biglietto. E quindi questo conta convalida, quando arrivo qui, vale 1. Allora il token arriva qua e dice che 1 è uguale a 5 o è minore di 5? È minore, e quindi posso tornare qui. Qui il token rimane fermo fino a domani, dopodomani, giovedì prossimo, quando prenderò l'autobus e timbrerò ancora il biglietto. E quando lo andrò a timbrare, decrementa, anzi, non decrementa niente, registra la nuova convalida. E quindi conta convalida, a questo punto vale 2, che è ancora minore di 5, non è uguale a 5, e così via. Potremmo inserire una fila in cui il sistema scala una bozza dove scala inizialmente. Cioè, potendo fare il biglietto, presuppone che quindi a livello cellulare io scalo una bozza. Che in qualche modo il sistema informativo sappia che quel biglietto è stato preso. Il problema è che qua avevamo scelto di non avere il dato corse rimanenti. Proprio per evitare di avere poi un dato ridondante, cioè le corse totali, le corse rimanenti e il numero di convalida, ho tre dati che sono in relazione tra di loro, non è economico il modello, nel senso che poi c'è il rischio di disallineamento. E quindi se avessi scelto, magari non mi interessava le ore di convalida, tutte queste informazioni, non solamente il numero di corse, allora avrei avuto magari due dati, corse totali, corse rimanenti e decrementavo quelle. Però è questa già, è questa. Utente convalida biglietto non sta descrivendo, sta anche descrivendo ciò che fa l'utente, lato descrittivo, ma sta anche specificando ciò che fa il sistema informativo in risposta a quell'azione, cioè inserire il nuovo convalido. Qui non lo vado a scrivere, cioè l'ho scritto con parole semplici descrivendolo dal punto di vista dell'utente. In realtà non è un'altra attività quella che decrementa, inserisce la nuova corsa. Se avessi due attività diverse, prima una poi l'altra, potrebbe esserci il caso in cui la prima l'ho fatta e la seconda non ancora. Ma il fatto che la prima l'abbia fatta non ha lasciato tracce, se non quando puoi farlo la seconda. Non sono scindibili, separabili, no? È la stessa cosa, che o avviene o non avviene. Avviene perché è avvenuto, io so che è avvenuta perché in questa tabella è comparsa
è comparso un dato in più. Quindi io descrivo ciò che succede, ma il fatto che succeda davvero qualcosa è misurabile, visibile, solo se ciò che succede va a modificare i dati, il modello concettuale. Poi noi, per dirlo una frase più sintetica, diciamo lascia traccia nel sistema informativo. Noi nel disegnare il diagramma di processo non stiamo a dettagliare proprio con le formulette quale traccia lascia, no? A meno che non sia magari non banale, allora lo stiamo a spiegare, ma se no è la stessa cosa. Quando vedi questo blocco, vedi due cose contemporaneamente, vedi cosa fanno gli utenti e vedi cosa fa il sistema, che deve registrare il fatto che questa operazione è avvenuta. Non sono due cose separate, ma sono due facce, quella descrittiva e quella prescrittiva, della stessa azione. Altre domande? Un po' di tregua?